Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un Get Ready With Me, non perché io possa uscire di casa, perché siamo tutti in quarantena e dobbiamo restare a casa, ma semplicemente ispirandomi a un video che ho visto su TikTok, credo, comunque è diventato virale e ne hanno ovviamente rifatti tantissimi, quindi non saprei dirvi da chi è partita l'idea. Mi sto preparando per andare a prendere un caffè in cucina. Quindi, come vedete, ho il mio maglioncino, il mio tuppo casalingo, orecchini, anelli, quindi ci prepariamo e andiamo a prendere un caffè in cucina. Ho già fatto la mia skincare, infatti come potete vedere ho già su la Glossy Care, la lip mask di Wycon, con cui mi sto trovando davvero bene. E andiamo avanti con i primer. Come sempre utilizzo la mia Cooling Water di Milk, inutile che vi dica ogni volta perché la utilizzo, perché la adoro. E poi volevo dare una seconda chance al The Pure di Wycon, perché avendolo provato l'unica volta con il fondotinta della nuova collezione Back to the Roots non mi sono trovata assolutamente bene. Di conseguenza volevo dargli un'altra possibilità provandolo con un altro fondotinta. Come fondotinta uso l'Insta Moisture di Kiko nella colorazione 1.5N. No, il pack non è così, dovrebbe andare a incastro, ma avendo una pompetta odiosissima, ogni volta che ci incastro il tappo si blocca e di conseguenza svitarla e farla risganciare diventa un problema, quindi lo tengo così, che è anche più figo. E applico il prodotto con la mia spugnetta bagnata di Emax Design che ho preso su Amazon. La quarantena non mi fa per niente bene, infatti mi stanno spuntando brufoli ovunque. Questi credo siano le patatine di ieri, non ne sono sicura. Come correttori ne utilizzo tre. Utilizzo il mio correttore aranciato di NYX per appunto fare color correcting e coprire questo viola delle mie occhiaie. E poi utilizzo gli Skin Tone Concealer di Kiko. Ne utilizzo due, uno più chiaro e uno ovviamente del mio colore. Per quello più chiaro ovviamente serve per dare un attimo più luminosità al viso. Applico il correttore aranciato di NYX con il pennello numero 21 di Urban Beauty United, che è proprio da correttore. Ovviamente devo per forza di cose stenderli con la spugnetta perché il pennello serve proprio per prelevare il prodotto dal pottino. Questa è la colorazione 03 e questa è la tonalità 02. Andiamo avanti con il Tattooing di Wycon, colorazione 02 Cool Mauve, che è un duo bronzer blush che utilizzerò solo come bronzer, e lo applico con il pennello 101 di Jessup. Essendo questo prodotto molto molto caldo, per fare un po' di contouring utilizzo lo Sculpting Touch di Kiko nella colorazione 200. Lo stendo con lo stesso pennello, tranne sul naso dove utilizzo il pennello 109, che è più preciso. Come blush utilizzerò il Color Drops di Wycon nella colorazione 01 Pink. Brutta idea con le mani, brutta idea perché ne ho messo una quintalata e lo sto aggiustando con il pennello 127. Come illuminante utilizzerò un prodotto che ho trovato da H&M, sono gli Shimmer Drops e sono nella colorazione pink e nella colorazione bronze. Ora, bronze io lo utilizzo prevalentemente d'estate perché appunto essendo bronzato mi sta meglio con l'abbronzatura. Invece il pink è quello che utilizzo il resto dell'anno e non so neanche se sono ancora disponibili da H&M, controllerò, vedo un attimino, eventualmente ve lo faccio vedere lo stesso. Questo lo prelevo con il pennello 105 direttamente dal contagocce perché come vedete è bello pieno. Come prodotto sopracciglia credo mi stiate vedendo usare soltanto questo, ma lo adoro ed è il L'Unbelievable Brow di L'Oreal nella colorazione 108 Dark Brunette.
Essendo andata un po' pesante di mano da questa parte, per pulire questa zona utilizzo questo prodotto, l'Eyebrow di Benefit, che è una semplice matita chiara così, rosata, e posso semplicemente pulire la zona dove ovviamente ho utilizzato troppo prodotto. La mia base è terminata, non vado ad utilizzare cipria perché tende sempre a seccarmi la pelle, quindi preferisco lasciarla così, quando ovviamente è possibile non fissare il fondotinta e il correttore. E quindi utilizzo il primer occhi di Anastasia. Utilizzo sempre un pennello da correttore, sempre il numero 21 di Urban Beauty United. Allora, nel video precedente ho utilizzato gli azzurri e i rosa, quindi vorrei utilizzare un po' questi nude con questi dorato e bronzo e vediamo un attimino cosa riusciamo a tirar fuori. Con un pennello angolato di Essence prelevo Crash e lo porto nella piega dell'occhio. Questo crash diventa più lilla di quello che mi aspettassi. Infatti, a un certo punto mi è venuto il dubbio di aver utilizzato Libra, che è il colore a fianco, ma a quanto pare la cialda non è proprio utilizzata. Quindi, effettivamente, ho utilizzato crash, ma diventa lilla, anche se nella cialda sembra beige. Con un altro pennello angolato uguale ma pulito, prelevo Karma e lo porto nella palpebra mobile. Vediamo questo che colore diventerà. Ora con lo stesso pennello faccio un mix tra Hot Mess e Vortex e vado a scurire la parte esterna dell'occhio. È venuto tutto molto più viola di quanto mi aspettassi, quindi con un altro pennello angolato prelevo un po' di Utopia e lo porto al centro della mia palpebra mobile, sfumandolo verso l'interno. Ora con un pennellino piatto, un semplice eyeshadow brush, sempre di Essence, prelevo Hot Mess e lo porto nella rima inferiore dell'occhio. Ok, con una riga di eyeliner e un filo di mascara il trucco sarebbe anche completato. Ma siccome voglio strafare, prelevo col dito un po' di Gold Glitch e lo porto al centro della mia palpebra mobile. E lo porto verso l'interno dell'occhio. Facendomi aiutare dallo smudging brush di Essence, prelevo Gold Glitch e lo porto dove non sono arrivata col dito. Ora, con il pennello di prima con cui ho utilizzato Utopia, riprelevando leggermente un po' di prodotto, sfumo il bordo esterno. Ovviamente il fallout di brillantini è incredibile, quindi prendo un pennello qualsiasi pulito e compatto e li spazzolo via. Siccome mi piace tanto complicarmi la vita, oggi utilizzo l'eyeliner in crema di NYX per appunto tracciare il mio eyeliner. Utilizzo il pennello angolato numero 31, sempre di Urban Beauty United. Ovviamente mi sono fatta aiutare da un altro pennello perché quello che avevo, a quanto pare, alla codina rimbambita che se ne va per i fatti suoi e non riuscivo a tracciare la riga. Incrociate le dita, speriamo che venga uguale. Come mascara non vedevo l'ora di utilizzare il campioncino che mi hanno dato da Sephora ed è appunto il mascara volumizzante di Chanel. Ok, lo scovolino è pieno di mascara, quindi cerco di pulirlo un attimino. Non so, è pienissimo, probabilmente ci manca come se ci mancasse la parte esterna del tubetto, appunto quella che ritira dentro il prodotto, quella che mi pulisce lo scovolino. Quindi ho uno scovolino che è pieno, però vabbè, non riesco a capire neanche se sia all'interno. Sembra di no. Vabbè, lo proviamo così com'è. Ok, la differenza è abissale.
con tutto l'eyeliner si vede tantissimo che me la allungate tantissimo, ma tutto questo volume non lo vedo, vedo soltanto le ciglia tanto allungate. Avendo lo scovolino troppo pregno di prodotto, sulle ciglia inferiori ovviamente sembravo una bambola assassina di quelle al centro del letto. Quindi le sto pettinando per far andare via appunto l'eccesso di prodotto. Per le labbra volevo utilizzare uno dei miei classici nude, però tanto non devo uscire, quindi il caffè lo prendo in cucina. Allora utilizzo le cream lip stain di Sephora e utilizzo la colorazione 40. Allora, di questo non ho la matita perché mi è uscito da un calendario dell'avvento e fisicamente in negozio onestamente non l'ho mai trovata. Ma come colorazione mi piace parecchio, credo che ci stia anche bene con questo look. E niente, quindi questo è il look finito di oggi. Come sempre io cerco di chiudere il video molto velocemente perché ho i vicini che a quest'ora fanno sempre un casino. Quindi anche per oggi il video è terminato. Se il look vi piace lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Per oggi è tutto, io vado a prendere il mio caffè in cucina e vi mando un bacio.